Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ti sei scocciato già di Fortnite? Perché ho fatto un video su come attivare il ray tracing. Ora passiamo a un altro gioco, passiamo a Call of Duty Warzone. Sì, dai, attiviamo il ray tracing su Call of Duty Warzone. Allora, prima di tutto andiamo su GeForce Experience di Nvidia, che dovreste scaricare perché conviene. Se tu sei un giocatore, una giocatrice, io ti consiglierei veramente di scaricarti GeForce Experience perché, beh, è importante averlo su PC, controllare i dettagli, controllare il gioco e aumentare anche, non so, il punto di vista del gioco. Se tu per caso cioè, vedi le te, cioè, vedi tutte quelle la luce, le ombre, uno schifo. Ma questo GeForce Experience ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Innanzitutto, scaricatelo. Vi prego, scaricatelo. È molto comodo. Ok. Va, apro un attimo il programma. Sì, questa è la mia libreria di giochi. Qui abbiamo Apex, Call of Duty, Fortnite, GTA 5, eccetera. Allora, per attivare il ray tracing su Call of Duty, oppure anche su altri giochi, però attenzione, attenzione. Potete supportare il ray tracing? Tutti che rispondono, però io non li sento. Beh, che dire, io posso farcela con una 1660 Super, però, adesso vi faccio vedere. Vado un attimo sui dettagli di Call of Duty Warzone e vado un attimo sulle impostazioni. Ecco, vengono utilizzate le impostazioni personalizzate che le sto impostando io personalmente. Quindi, questo è consigliato a me, ottimale. Ma se vado a mettere questa pallina, cioè questo pallino verde fino alla fine di questa linea, uscirà qua sotto. Aspettate un attimo, applica. Ok, l'abbiamo applicato. Ecco, risoluzione rendering dell'aspetto della qualità è tutto 200%, extra alto e tutto. Io ci ho provato già, veramente ci ho provato ed è stato una delusione. Sì. Il RTX Ray Tracing attivo, ma è stata veramente, che dire, una delusione. Sì. Sapete quando mi andava il gioco? Sapete a quanto mi andava questo stramaledetto gioco a 30 fps? Sì, 30 frame al secondo. Ve lo consiglio? No. Se avete una 1060 Super oppure sotto la 1060 Super, non so se con la 1060 Ti, non lo so. Vabbè. Comunque, io ve lo consiglio. Io direi di andare su più dell'ottimale. Ecco, come me. Come potete vedere, aspettate un attimo, applica, qua, ecco, risoluzione del rendering 125%. Questo è il vero problema del gioco, questo. Il resto non dà nessun problema, il problema è questo, è il rendering. Cioè, se lo aumenti al 200% comincia a laggare. Però, se stai su 100-125, va una favola. Veramente una favola. Ok, e premo gioca. Ora non vorrei registrare il gioco, ma se volete vedere un gameplay dove io gioco, sul canale c'è un video di Call of Duty dove testo, sì, dove faccio un piccolo test per vedere a quanti FPS fa, le temperature e le specifiche con una 1060 Super. Quindi grazie a tutti per questa visione. Mi raccomando, scaricatelo. Senza questo non andate da nessuna parte. Mi raccomando. Quindi, siete stato
utilissimo questo video, iscriviti al canale. Se ti è piaciuto, lascia like e se hai dei problemi, non esitare a commentare. Quindi vi saluto, ciao a tutti!